Una campagna elettorale che volge al termine. Ha ripetuto ovviamente quali sono i temi principali della sua campagna elettorale. Che bilancio possiamo trarre? Un tragico bilancio. Riguardo questa campagna, diciamo, io sono molto soddisfatta perché è un ulteriore modo per dare voce ai miei temi, che sono quelli scomodi, quelli di cui non parla quasi nessuno, anzi nessuno, perché sono i temi che non portano voti. Però sono i miei temi, quelli per cui mi batto da una vita, per cui mi sono battuta sulla mia pelle e capendo benissimo quanto è terribile quando si vede calpestati i propri diritti e dei propri cari. Ed è il motivo per cui ho accettato di scendere in campo, di fare questa ulteriore sfida, perché sento che siamo in un momento estremamente drammatico del nostro paese e voglio metterci il mio, mettere il mio bagaglio, mettere me stessa e mettere in qualche maniera la tenacia che ho dimostrato in questi anni. Brindisi, per lei sicuramente non è una tappa come tante altre, ha segnato molto la sua vita. Sì, Brindisi ha segnato molto la mia vita. Io devo dire che amo molto queste terre, amo questi luoghi e non oggi che sono in campagna elettorale, ormai li frequento ogni anno e diciamo non riesco a starne lontana. Brindisi ovviamente ha un significato diverso, ma non per questo meno importante, anzi Brindisi è la città di appartenenza di uno dei tre carabinieri che ha riportato verità nel processo per la morte di mio fratello e che ha dato il suo apporto per far sì che giustizia fosse fatta e non era poi così tanto scontato.